Buonasera, ciao a tutti, buonasera al nostro pubblico. Siamo qui con la terza e ultima puntata che abbiamo deciso di dedicare alla figura di John Cage, e un compositore che ha attraversato anche il nostro teatro, che è stato, diciamo, protagonista negli anni 70 in questo teatro e che in qualche modo ha attraversato, diciamo, tutta la cultura musicale e non solo del mondiale, diciamo, ecco. E abbiamo già avuto modo di raccontarlo in tutte, diciamo, le sue caratteristiche nella questione musicale, che oggettivamente è la parte più importante che lo rappresenta, ma abbiamo anche parlato della sua poetica e dei suoi, diciamo, delle motivazioni che hanno spinto questo grande compositore a rivoluzionare completamente il linguaggio musicale e a rimanere nella storia della musica. E John Cage era comunque un artista eclettico e interdisciplinare, e su questo ha avuto molti rapporti con le temperie che c'erano soprattutto negli Stati Uniti e negli anni in cui, diciamo, anche i linguaggi dell'arte venivano rivoluzionati, e lui ha dato un grandissimo contributo a tutto, diciamo, una visione dell'arte che appunto tesa a modificare continuamente i paradigmi e a cercare sempre nuove forme di linguaggio. Anche oggi siamo in compagnia del musicologo Pierfrancesco Pacoda, a cui diciamo do subito l'onere di presentare l'ospite di oggi. Ciao Pierfrancesco. Ciao, buongiorno, ciao Maurizio, buongiorno e saluto anch'io tutte le persone che ci ascoltano. E siamo qui negli studi del Teatro Comunale di Bologna, all'occasione, come dicevi tu, è la terza e ultima puntata di questo ciclo che il Teatro Comunale ha deciso di dedicare a John Cage. Ricordo velocemente che nelle puntate precedenti gli ospiti sono stati, nella prima, Oderzo Rubini, ed è stata l'occasione, come dicevi tu, per rievocare e raccontare la relazione stretta che John Cage ha avuto con il Teatro Comunale di Bologna in occasione della realizzazione di quella grande opera performance che è stato Il Treno di Cage, che fu organizzato all'interno delle feste musicali dirette, no, volute da Tito Gotti per il Teatro Comunale di Bologna. Nella seconda puntata, nel secondo incontro, abbiamo raccontato la figura di Cage da un punto di vista strettamente musicale, e in particolare analizzando la sua relazione con le culture orientali, la casualità e la grande vertigine creativa che gli si aprì dopo la lettura dei Qing, e lo abbiamo fatto insieme a Franco e Roberto Masotti e al musicologo Veniero Rizzardi. E l'occasione era l'uscita di questo libro che si chiama John Cage in the Landscape per 6x6. Nella terza puntata abbiamo con noi Roberto Pacidalò, che ringrazio ovviamente per averci raggiunto. Roberto Pacidalò è un musicista assolutamente eclettico, il suo cuore pulsa all'interno della musica elettronica, ma non soltanto, ed è un performer, un musicista che ama sin dagli esordi mettere in relazione la propria musica, il suo fare musica, con linguaggi assolutamente diversi e molto lontani tra loro. Che Roberto sia un artista è fuori di dubbio, lo dimostra anche questo bellissimo, io sono molto grato per questo intreccio grafico che ha portato con noi, che ci aiuterà a ricostruire, a raccontare l'opera di Cage. Poi Roberto ha anche dei ricordi personali legati a Cage, ma di quelli parleremo. Ma Roberto, vorrei partire proprio dal tema lo anticipava Maurizio, delle relazioni che la musica è importante, che la musica di Cage ha instaurato con linguaggi creativi, espressivi, non musicali, insomma il suo aver attraversato le discipline. In che maniera e quanto ha influenzato ed è stato influenzato da altre discipline? Beh, John Cage ha una formazione composita, quindi si muove veramente dalla musica propriamente detta, grazie alle lezioni con Schoenberg e con tutto questo gruppo di persone in California, e il mondo dell'immagine. Una delle domande che venivano fatte spessissimo a John Cage era: ma lei è un musicista, un compositore oppure un filosofo? E lui letteralmente rispondeva: quando scrivo musica, questo è quello che mi interessa. Quando voglio esporre delle idee, uso la scrittura con le parole.
e questo lo applico a tutto. Quindi è il contrario dei luoghi comuni sulla multimedialità, sul fatto di tenere sempre tutto insieme. Cage da questo punto di vista era monomediale, non multimediale, perché utilizzava il contesto, il linguaggio giusto, di volta in volta in relazione a quello che stava succedendo. Certo, ecco, e come si è, insomma, si sa che le sue relazioni newyorkesi, americane in particolare, sono state non soltanto con dei musicisti, ma anche con esponenti delle arti figurative. Mi verrebbe da dire che sono state persino più importanti, non è la parola giusta, certo, importante, perché nulla è più importante, no, nulla è meno importante, però Rauschenberg, Mark Rothko, Pollock, c'è tutto un mondo dell'arte che era un mondo proprio che faceva parte del territorio di Cage, che tra l'altro da un certo, dopo il divorzio da Xenia, si inizia a lavorare con Merce Cunningham, che diventa il suo partner, sono partner per tutta la vita, quindi il rapporto con la danza, il rapporto con tutte le discipline, tutte le arti, tutte le forme di spettacolo, che poi sono, diciamo, c'è stato un momento negli anni 50, il 1952 è un anno molto particolare, molto speciale, dove Cage presenta Water Music, quindi un pezzo epocale, 4:33, il pezzo che tutti conosciamo, certo, sul silenzio, e Black Mountain College, dove in collettivo con un gruppo di persone, upstate New York, crea quella che poi è diventata per antonomasia il primo happening, ecco, la prima performance collettiva basata sulle operazioni casuali e su questa relazione equilibrata tra tutte le parti. Senti, tu citavi prima nomi di alcuni dei grandissimi protagonisti dell'arte moderna, Rothko e altri. Ecco, in che maniera secondo te Cage ne è influenzato, e se questa influenza di quell'arte lì, Rauschenberg, si riverbera poi anche nella sua scrittura musicale? In che maniera, a tuo avviso? Per esempio, Cage dice che l'intuizione di 4:33 gli è arrivata guardando proprio dei quadri bianchi, forse era Rauschenberg, non vorrei solo dire sbagliarmi, però erano proprio delle tele bianche, diciamo, di stratificazione di colore, che in realtà era il colore bianco, quindi dal punto di vista così della suggestione mi sembra molto importante. Allo stesso tempo però c'è un rapporto fortissimo di Cage, anche letteralmente nella scrittura, nella grafia, con l'immagine. E le prime partiture grafiche arrivano a Cage da una suggestione di Feldman, si ritrovano e portano la sua prima partitura grafica, cosiddetta partitura grafica, quindi senza il pentagramma, senza le annotazioni, e da lì Cage inizia a lavorare proprio su queste partiture grafiche, che sono tra l'altro di una bellezza eclatante, sono fantastiche, perché poi evocano anche in certi momenti costellazioni, evocano proprio altri mondi paralleli che stanno nella sua testa. Senti, questo delle partiture grafiche è un aspetto che non necessariamente così conosciuto. Noi, tu hai citato ovviamente 4:33, insomma, spesso, no, la figura di Cage viene identificata con quell'opera lì, con quella che poi viene generalmente definita Il Silenzio, ma sappiamo che è un'opera importante che da un punto di vista, diciamo, teorico, ma Cage è anche molto altro. Ecco, questo tema mi piacerebbe, se poi, visto che questo bellissimo grafico che hai portato, di entrare un po' nel merito di queste scritture, cioè delle partiture grafiche, cioè che cos'erano, come rappresentavano, se dovessimo spiegare a chi non conosce la musica, a me che non so leggere la musica, cioè qual è la relazione tra la musica e queste partiture, e come, cosa rappresentavano? Cage era anarchico da sempre, è stato uno dei motivi che mi ha avvicinato lui. Io sono anarchico a 11 anni, ho tolto gli occhiali, ho smesso con gli antibiotici, sono diventato anarchico post-strutturalista, quindi il mio incontro con Cage è stato un incontro con l'anarchia che piaceva a me. E in quanto anarchico era molto attento, molto preciso. Qualcuno ancora oggi pensa che l'anarchia significhi faccio quello che voglio. No, è il contrario. Anarchia significa faccio quello che voglio in relazione a un contesto, per cui sono molto più attenta a quello che sta succedendo, perché sono una persona anarchica. E anarchia si collega, secondo me, proprio all'utilizzo delle partiture grafiche. Partiture grafiche che sono allo stesso tempo, possono essere completamente libere, aleatorie, diciamo piene di diramazioni, rizomatiche, piene di possibilità, e precisissime allo stesso tempo, persino più precise di una notazione tradizionale.
A Cage interessava, a Cage non piaceva molto la parola improvvisazione, che invece a me piace tanto, perché l'improvvisazione, sempre collegandoci alla questione dell'anarchia, l'improvvisazione significa veramente non tanto produrre dei suoni, ma ascoltare quelli degli altri, quando si lavora con qualcuno, quando si è in scena, chiaramente. Quindi a Cage non piaceva molto la parola improvvisazione perché secondo lui aveva un'accezione che non era giusta, ecco, dal suo punto di vista, però aleatorio gli interessava molto, quindi lui in realtà aveva un grandissimo controllo di tutti questi materiali, persino nei pezzi, diciamo così, improvvisati o comunque legati alla notazione grafica. La notazione grafica chiaramente rende, gli interpreti, trasforma gli interpreti, che da esecutori diventano appunto interpreti. E come interpreti, in questo modo, oserei dire coautori o coautrici di un processo proprio, di un processo acustico, di un processo sonoro. Quindi lavorare sulle partiture grafiche significa impegnarsi molto e scoprire delle cose. Diciamo che è come se le partiture grafiche fossero un terreno di grandissima precisione, e questa grande precisione, più precisa è, e più permette di scatenare qualcosa che non avremmo immaginato. Quindi scatenare anche proprio la meraviglia, no? Come direbbe il gesuita napoletano seicentesco Giacomo Lubrano, proprio la meraviglia dell'esecuzione. Senti, facciamo un salto in avanti o indietro, insomma, a seconda dei punti di vista cronologico. E tu sei un compositore, lavori, abbiamo detto, su linguaggi anche molto diversi tra loro. Sei responsabile di Usma Radio, che è un progetto, insomma, importante radiofonico, poi magari ce lo racconti, insomma, ci racconti. Un compositore come te, come si è avvicinato all'opera di Cage? Qual è stato l'elemento? Un ascolto, una lettura? E mi piacerebbe, insomma, cioè, qual è stata proprio la prima fascinazione che tu hai avuto dall'opera di Cage? E poi dopo mi piacerebbe che raccontassi il tuo incontro con Cage. Io credo di aver scoperto John Cage forse in terza media, e Ma proprio quindi precocissimo. sì, ho fatto anche il 77, ero nei Lupetti quando ho fatto il 77 a Bologna, quindi ci mancherebbe. E da un lato c'era, allora, incontrare persone famose è molto facile, in un giorno, 2 giorni, l'agendina, tutti quanti, nomi, numeri. Incontrare il Buddha è un po' più raro. Cage era un Buddha, ma lo dico, non lo dico in maniera, cioè non è piaggeria, semplicemente Cage in sé riesce a incarnare proprio una serie di riflessioni sul mondo, nel senso più ampio del termine, che veramente sono di poche persone. Io ho conosciuto Cage molto banalmente via lettera. Ho scritto e mi ha risposto. Dice, normale, sì, ero Succede. un bambino. E poi però nella sua risposta mi era arrivata una strana lettera. Una strana busta, una strana lettera che non capivo bene, ma l'ho scoperto molto tempo dopo. Lui praticamente, non so, forse negli anni 50, aveva scoperto una fabbrichetta in Texas che produceva un sistema di buste di lettere molto particolare. Allora, cosa faceva Cage? Cage aveva un foglio con altri 2 fogli con la carta carbone. E questo arrivava direttamente da questa. E la busta aveva la finestrella, la classica finestrella di plastica. Certo. Allora Cage scriveva la lettera, mandava al destinatario la lettera, poi una copia rimaneva nel suo archivio e una copia andava in un altro archivio esterno. Ciò significa che Cage negli anni 50 usava l'email, era una sorta di email con la copia, diciamo, mantenuta. Certo. Quando l'ho incontrato, ho scoperto che lui passava una parte cospicua della giornata a rispondere a qualunque persona. Lui aveva sul tavolo una pila di queste lettere e scriveva tutti quanti. Ecco, ed era abbastanza impegnato. Cioè io l'ho Immagino, conosciuto negli certo. ultimi 5 anni della sua vita, quindi diciamo che era molto impegnato. Eppure, sempre a proposito la citazione di poco fa, quella diciamo, del muoversi tra le discipline. Quando scrivo Certo. musica è musica, e quando rispondo alle lettere, Certo. rispondo alle Rispondo lettere con una alle lettere. grandissima attenzione. Ecco, questa modestia, mi verrebbe da dire, da parte di una persona del genere è una cosa, a mio avviso, abbastanza rara. Sì, lo è assolutamente, ma allora ti chiederei, a tuo avviso, che lo hai conosciuto, e poi vorrei anche che ci raccontassi l'incontro.
da cosa veniva questa dedizione anche alla rete, alla necessità di mantenere comunque i rapporti? Stiamo parlando dei musicisti, dei compositori, lo simbolo della musica contemporanea, no? Beh, Cage era un inventore, era un costruttore di sistemi, di dispositivi, e attraverso mezzi diversi, quindi attraverso certo la musica e tutto il resto, l'abbiamo già detto. Quindi una delle cose che probabilmente a lui interessava non molto era proprio disegnare degli spazi possibili relazionali sistemici, quindi avere dei luoghi dove le persone si potessero incontrare grazie a un manufatto che era l'opera stessa di Cage, o addirittura se stesso. Però una cosa interessante, anche quando Cage si espone in prima persona, e lo fa tante volte, addirittura con la sua voce, noi sappiamo che un ritratto visivo è una pallida imitazione di una persona, ma un ritratto auditivo, cioè la voce di una persona, è la persona che non si riesce a mascherare. Allora noi immaginiamo che Cage quante volte si è esposto, ma si è esposto letteralmente annullando l'ego, e non è cosa da poco. Quindi si è esposto in una maniera tale che sicuramente lo ha differenziato da tantissime persone, tantissimi artisti che amiamo, ci mancherebbe, ma la maniera di Cage di relazionarsi al mondo attraverso se stesso, quindi incarnando letteralmente un luogo in un momento, in uno spazio tempo dato, pensiamo al suo Empty Words che fece a Milano con le polemiche, dove lui per ore e ore lesse rielaborando frammenti da Joyce. Ecco, la sua maniera di esporsi, proprio di mettersi a nudo attraverso se stesso, attraverso la voce, è proprio la creazione di uno spazio, di un luogo del quale lui si assume la completa responsabilità. Tu citavi Empty Words, un'opera importante, performance a Milano. Erano anni in cui anche dei compositori difficili come Cage godevano, però per una serie di motivi anche così politici, no? Di un interesse, si esibivano di fronte a pubblici molto vasti, che erano un po', se vuoi apro e chiudo virgolette, Roberto, quelli del pop. Ecco, Empty Words che cos'era? Per chi ovviamente non la conosce, no? Non ho mai l'occasione di... Beh, è stato un po' epocale, no? E parliamo di quella performance nello specifico oppure Empty Words in generale? Sia in generale che magari quella milanese, se puoi raccontarci qualcosa. Cage ha lavorato tutta la vita sui testi, da Gertrude Stein a Joyce, Thoreau chiaramente è stato sempre importantissimo, e lui lavorava su questi testi smontandoli e rimontandoli attraverso le operazioni casuali delle quali avete parlato, certo, un incontro fa, quindi diciamo coloro che ci stanno ascoltando sanno già tutto. E anche in questo caso Empty Words era proprio una rielaborazione, tutta una serie di frammenti che venivano, come dire, letti, interpretati non è neanche la parola giusta, però pronunciati con voce flebile, in maniera proprio piana, potremmo dire noiosa da un certo punto di vista, per un tempo abbastanza lungo, da John Cage. Quindi era proprio una performance che però era stata costruita sempre su queste operazioni casuali, quindi dove anche le relazioni semantiche tra le parti, ovviamente come in tantissimi lavori di Cage, esplodono. Certo. A Milano questa performance viene presentata senza spiegare bene cosa stava succedendo, per cui in quegli anni c'era, come giustamente dici tu, una relazione articolata tra le parti. Pensiamo a Demetrio Stratos, pensiamo alle relazioni tra avanguardia di nicchia e cultura pop, nel senso più ampio del termine. Ecco, pensiamo a questi progetti che sono veramente dei progetti eclatanti e che sono tra l'altro successi in Italia. Noi abbiamo sempre introiettato questa specie di malinconia dell'Italia ai confini dell'impero culturale, quando invece in Italia in quegli anni 70, non lo dico per nostalgia, ci mancherebbe, però in quegli anni 70, 60, 70, sono successe delle cose incredibili, e una di queste è stato questo incontro eclatante tra mondo pop, che significa anche mondo numericamente, certo, pop, certo, quindi non è 100 persone, magari sono 126.000 persone, e la nicchia più l'avanguardia, tra appunto che ecco, una persona come grandissimo Demetrio Stratos, a un certo punto, dopo gli Aria e con gli Aria, sente la necessità di guardare a Cage e incontra Cage e iniziano a collaborare. Ecco,
Questo all'epoca era possibile. Assolutamente. E Cage, visto che hai citato Demetrio Stratos, sono insieme anche sul treno, no? L'abbiamo detto l'altra volta, 1978, Stratos era uno degli ospiti. Ecco, cosa, poi dici, in cosa si concretizza questa collaborazione? Cosa fanno insieme a Cage? Perché questa è una storia magari poco nota. Ad esempio, Demetrio lavora su che cosa? Sulle partiture grafiche. Le partiture grafiche di qui sopra, scritte da John Cage, che vengono interpretate a sua discrezione da Demetrio. E quindi è chiaro che quando Demetrio arriva nella partitura di Cage, cosa porta? Porta da un lato il mondo, diciamo, il mondo di una cultura legata al rock, al pop d'avanguardia, al prog. Certo. E dall'altro porta la traccia, porta l'epiro, porta dei luoghi che non sono certo stati molto presenti nell'immaginario di John Cage, un bambino californiano figlio di un inventore che aveva inventato anche un sommergibile. Ecco, magari Cage guardava dall'altra parte, quindi sull'altro oceano arrivando al Giappone, ma questi luoghi del mondo che sono, diciamo, la Grecia, l'Albania, la Turchia, Transcaucasia, certo, Medio Oriente, non erano certo nell'immaginario di Cage. Quindi Demetrio apporta con se stesso, ancora una volta perché la voce è importante, certo, apporta al mondo di Cage questi mondi. Bene, e invece il tuo, andando sul personale, Roberto, il tuo incontro con Cage, primo incontro, come si sviluppa? È intanto un incontro a New York, no? Poi vedremo anche una foto, insomma, di questo incontro. Com'è? Beh, l'incontro, appunto, la conoscenza è nata attraverso una corrispondenza, ho già detto, certo. E poi io sono arrivato per la prima volta negli Stati Uniti. Posso chiederti quanti anni avevi? Insomma, di che anni parliamo? Ah, stiamo parlando dell'88. Sì, un po' di anni fa. Stiamo parlando dell'88, io ero arrivato negli Stati Uniti, ma non a New York, come si fa di solito, ero arrivato in una fondazione, in una Jurassic Foundation in California, sopra Woodside, sopra Stanford, come artista ospite. Certo. Carl Jurassic è quello che ha inventato la pillola, giusto per dire. È il canonico ebreo viennese che scappa negli Stati Uniti e in Messico sviluppa la pillola. Quindi c'era questo ranch, il vicino di casa era Neil Young, by the way, e quindi c'erano le mucche di Neil che arrivavano a bussare al barn dove stava. Ecco, ti ritorno ovviamente dalla California, mi fermo a New York, non l'avevo mai visto, e il primo gennaio 1988 alle 2... No, il primo gennaio? Certo, non avevo dormito. E arrivo a casa di Cage, ovviamente arrivo un'ora prima sotto casa, quindi giro come una mosca impazzita. Avevo l'appuntamento. Chiaramente. Avevo l'appuntamento. Sotto al piano terra c'era una cartoleria, quindi sono andato in cartoleria dove ho comprato un po' di cose. Penne, certo, matite, carte. E poi alle 2 in punto mi sono presentato, ovviamente preso l'ascensore, questo casa sua era un loft, quindi c'era questo ascensore che si apriva direttamente sul spazio, certo, sull'open space, quindi si apre l'ascensore e davanti c'è una persona uguale a John Cage, che però era John Cage, e io mi sono paralizzato, lui mi ha tranquillizzato subito, e poi a seguire, negli anni a seguire, veramente Cage, adesso sembra puffo da dirsi, però era il mio amico in città. Cioè, il mio amico Totoro era John Cage, per cui tutte le volte lo andavo a trovare, lui veniva ai miei concerti, oppure mi portava in giro a sentire i concerti, mi ha fatto tanti regali, disegni, mesostic, un po' di tutto, quindi inimmaginabile. Cioè, stiamo, certo, parlando di una persona che è veramente una persona adulta, grande, negli ultimi anni della sua vita, tutto questo tempo... Io nel mio microcosmo non sarei capace di farlo. Come lui lo faceva, per me non sarei capace di immaginare di avere tutto questo tempo. E quindi è chiaro che dire che Cage mi ha ispirato non è la parola giusta, perché poi il problema di, anche negli anni passati, dei cageani che hanno lavorato utilizzando le stesse metodologie, non sempre hanno prodotto cose così interessanti. Certo. E quindi diciamo che il mio rapporto con Cage è stato soprattutto un rapporto di empatia, di amicizia. Ecco, quando incontri un amico non parli di lavoro. Certo. Fino a un certo punto parli di lavoro, parli di gatti, parli dei funghi, chiaramente. Che era una delle sue passioni. Un'altra delle sue passioni, certo. Cofondatore della società micologica americana, scusate se poco. E quindi, ecco, c'è un...
Allora, c'è un commento nel Talmud, alla Torah, dove i rabbini dicono, commentando la frase "sono cresciuto tra i maestri", il commentario dei rabbini è "sono cresciuto tra i maestri", che significa "sono cresciuto nello spazio bianco tra i maestri che mi è stato lasciato". Ecco, questo è il case per me. C'è stata mai occasione o avete mai pensato, dicevi, era difficile che parlassimo di lavoro, ma insomma, tu sei un musicista, sei un compositore, sei un performer, l'idea di poter fare qualcosa insieme, di poter sviluppare un Ma progetto io insieme. veramente, forse nel 91 gli avevo proposto, l'avevo invitato a partecipare a una cosa, a un festival che si faceva, che si iniziava a fare in quegli anni, a Rimini proprio. Lui mi disse: "Guarda, mi dispiace, sono veramente molto impegnato". Cioè, Vabbè, è stato certo. poco prima poi di morire, insomma, quindi, ed era veramente tanto impegnato, ecco. Però non abbiamo mai parlato di fare una cosa insieme. Mi bastava, come dire, condividere uno spazio-tempo. Certo, Non certo. c'era bisogno di lavorare anche su un manufatto, insomma, per... Roberto, se tu dovessi dire in che maniera lo pensiero, l'opera di Cage ha avuto un impatto sull'arte e sulle musiche a venire, quello che è arrivato dopo. Qual è stato secondo te Beh, guarda, l'aspetto più sì, sono tanti, ma insomma. no, prima di tutto, cioè l'impatto di Cage è nel nostro quotidiano, ma non il mio e non solo di quelli interessati alla musica contemporanea, ci mancherebbe, veramente nel nostro quotidiano riemergono continuamente come scintille alcune cose che sono state evocate, realizzate, pensate, dette o eseguite da John Cage. E non, cioè, giorno dopo giorno è sempre più, come è una sorta, è eclatante proprio come veramente tutto questo faccia parte del nostro quotidiano. Cioè, le riflessioni di oggi, appunto, sulla trasmedialità interdisciplinare, tutto quello di cui si parla continuamente in relazione al lavoro sulle tecnologie di Cage. Come on. Allora, quando Cage viene invitato per fare Variation 7, con, mi sembra, con i laboratori Bell. Beh, quando noi guardiamo questo film, questo, diciamo, ciclo di film, è uno dedicato alla sua performance, e noi vediamo semplicemente un'immagine di questo. Questa immagine, questo fantastico, grandi tavoloni pieni di cavi, di circuiti, di macchine di tutti i tipi, sono il tavolo di un ragazzo di 17 anni e mezzo nel 2022 che fa un live media, cioè Certo. che usa pedalini elettroniche varie più o meno hackerate per fare questo. Quindi quando noi vediamo una foto del, adesso mi pare, Variation 7 mi pare che sia del 69, non vorrei sbagliare, insomma, ecco, quella è una Polaroid del presente. Allora Cage non è interessante in quanto pensiero nostalgico, Cage è Certo. interessante perché è un contemporaneo vivente, e questa è la differenza. Quindi non c'è nulla di agiografico in questo, è proprio, ma questo esempio è un esempio, ma vi assicuro, beh, il rapporto con la natura nel senso più ampio del termine. Ora in questo momento sempre più grazie a Donna Haraway e tutta una serie di pensatrici, di pensatori, si lavora veramente in questo dialogo interspecie, no? Tra mondo umano, animale, vegetale e minerale. Cioè la Biennale di Venezia Arte di quest'anno, che inaugurerà in aprile, verte anche su alcuni di questi aspetti. E questo è John Cage, tutta la vita. Quindi, per non parlare della riflessione più, diciamo, strettamente filosofica, per uno sguardo alla politica nel senso migliore del termine. Quindi Cage, semplicemente, se dovessi dire perché è importante, non è importante, è un contemporaneo. Certo. Questo è. Senti, tu a Cage hai dedicato un lavoro ponderoso durato un anno intero, tanto lavoro consultabile ancora adesso, no? C'è Certo. Everyday John Cage. Ce la vuoi raccontare qual è stata l'occasione e che cos'è? Beh, allora nel 2012 era il centenario, Certo. della nascita. Poi il problema dei centenari è la speranza che finiscano presto, perché il centenario veramente a volte crea un po' di, insomma, tutta questa attenzione. Però nel 2012 c'è stato questo centenario, tra l'altro, della nascita, e quindi abbiamo deciso con un gruppetto di
di Masnadieri, no? Adesso stavo guardando il manifesto Verdi, cioè Masnadieri, Preludio, con questo gruppetto di Masnadieri abbiamo, che sono poi Leonardo Sonnoli, il grafico, e Andrea Felli, musicista e compositore, abbiamo deciso di fare nel nostro piccolo il progetto più grande al mondo dedicato a Cage. A Rimini, uno diceva, a Rimini, ci sono altri luoghi deputati, però. E cosa abbiamo cogitato per riuscire a farlo? Abbiamo detto, noi vogliamo fare un progetto dedicato a Cage che si intitola Everyday John Cage e che si svolge per un anno tutti i giorni. Come l'abbiamo fatto? Abbiamo collaborato con un quotidiano locale dove tutti i giorni abbiamo pubblicato una frase di Cage, quindi una delle sue frasi aforistiche, tra l'altro, impaginata con una grafica particolare, differenziando i 12 mesi con 12 colori. Quindi tutti i giorni che apriva il giornale si ritrovava tra la cronaca nera, cronaca rosa, cronaca bianca, cronaca blu, si ritrovava questa frase senza spiegazione, però diciamo ben impaginato e capendo chiaramente cosa si riferiva. Insieme a questo abbiamo creato delle performance, abbiamo creato, organizzato per esempio una mostra di Roberto Masotti, che già conosciamo, di grandi fotografie appese in dei luoghi particolari del centro città, e poi abbiamo creato un sito che è ancora in funzione, quindi Everyday John Cage, è ancora in funzione, e anche una sorta di bloghetto di gruppo dove continuiamo a 10 anni di distanza a pubblicare materiali legati a Quindi è un blog, un sito ancora vivo, puoi ricordare l'indirizzo? si può trovare semplicemente dalla pagina giardini.sm, www.giardini.sm, e in home page si arriva direttamente a Everyday John Page. Quindi una frase al giorno è davvero un impegno considerevole, insomma, no? Perché sono tutte frasi molto, io non ne ho viste alcune molto significative. Come è stata fatta la cernita, Roberto, Bene, la la cernita, scelta? guarda, devo dire che soprattutto si è occupato proprio della scelta delle frasi Andrea Felli, che è un musicista, Certo. compositore, ma è anche uno studioso, ecco, un attento studioso, quindi lui soprattutto ha lavorato estrapolando queste frasi dall'immensa bibliografia di John Cage. Però ecco, appunto, la cosa interessante è stata veramente di lavorare sul paradosso. Il paradosso di un progetto di un anno, che dura un anno, che si svolge tutti i giorni e che parte, diciamo, da una periferia dell'impero, ecco, non al centro dell'attenzione. Come noi sappiamo benissimo, non è difficile fare un grande festival che dura 5 giorni, Certo. o un grande concerto, grande performance, o il cosiddetto grande, scusate la parola riprovevole, grande evento. Il quotidiano, invece, è molto difficile. Allora, gestire la quotidianità, gestire una progettazione sul quotidiano è quasi la cosa più difficile, mi verrebbe da dire. Quindi volevamo fare una cosa eclatante e silente allo stesso tempo. Bene, io direi che su questo racconto dell'anniversario dei 100 anni Everyday John Cage, direi di ringraziare Beh, Roberto grazie a Pacitalo. voi, Grazie, grazie grazie per davvero. È l'ospitalità. stato un piacere e almeno per me assolutamente illuminante proprio su tante relazioni importanti di Cage. Quindi grazie davvero di nuovo a Roberto Pacitalo. Non abbiamo parlato delle cose che fai, Roberto, sono tante. Abbiamo citato Usma Che Radio, le noia, tue che no, no. docenze e i tuoi lavori come musicista e come performer. Ma anche un'occasione per chi ci ascolterà per andare digitando sui vari siti, insomma, a scoprire le cose che fai. Quindi grazie davvero di nuovo, grazie a Maurizio Grazie a Tarantino, voi, al Comune di grazie. Bologna. Ok, grazie, grazie Roberto, grazie Pierfrancesco. Devo dire che questo è stato uno degli incontri, diciamo, che ha più ispirato varie visioni, perché appunto sono stati Certo. richiamati vari artisti, anche per un pubblico che si sta avvicinando a Cage, può trovare degli orientamenti, diciamo, e per poi approfondire questa figura. Abbiamo provato a darvi un quadro di questo grande artista in queste 3 puntate e spero che in futuro lo faremo con altri. Speriamo. È anche un po' il compito del teatro, di una fondazione lirico-sinfonica come la nostra, anche quella di promuovere la musica anche nella sua contemporaneità e farla conoscere, perché è proprio, insomma, endemico alla nostra concezione di teatro musicale.
Spero vi sia piaciuto e spero ci seguirete anche in futuro. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, perché appunto la Web TV del Teatro Comunale propone costantemente incontri con artisti, con le produzioni dell'opera, della sinfonica, di tutto quello che diciamo è la nostra produzione, il nostro core. Grazie mille, ci vediamo presto, ciao.